Questa è la storia di mia madre e di tutte le favole che mi ha insegnato. I forget more every day. All the names I can't put to a face. The memories of a certain place. La qualità di un bravo animatore, secondo me, è quella di non dimenticarsi di essere stato bambino, di cercare di mantenere l'innocenza che si ha da bambini e di riuscire a esprimere così, diciamo, tutte le emozioni che vogliamo esprimere attraverso il personaggio che disegniamo. Try to picture in the days long, an image of the setting sun, the darkness right before the dawn. Keep calling on the morning, but it never comes until the moment's gone. Gli animatori sono tendenzialmente delle persone molto timide e hanno soddisfazione muovendo i propri personaggi invece di magari essere un attore che si muove davanti a una telecamera, per cui siamo un po' attori con le matite. Lavorare a DreamWorks è veramente una gioia, e venire qua ogni giorno è stimolante perché sono circondata da colleghi molto molto talentuosi. Lavoriamo tutti insieme, scambiamo idee, guardiamo film insieme. DreamWorks poi permette veramente all'individuo di crescere molto perché abbiamo un sacco di classi, di sessioni di training, vediamo film, per cui riusciamo insomma insieme a crescere. Più che colleghi, insomma, considero proprio tutti amici. You can save them all. I made this warehouse look like a studio apartment. Vivere a Hollywood è sicuramente un'esperienza a dir poco interessante. Intanto si sente molto da vicino il cinema, chiaramente, perché Los Angeles comunque è una delle capitali del cinema, per cui è facile girare, incontrare attori, incontrare set, avere la possibilità di interagire con persone anche famose. Quello è sicuramente interessante, però Hollywood è un po' il concetto di cui la gente si innamora. Quando torno a Hollywood adesso, insomma, mi fa un po' così sorridere perché mi ricordo sempre, diciamo, del mio grande entusiasmo, della mia grande idea di Hollywood, che dopo invece viene un po' sbriciolata, diciamo così, dalla realtà. Poi uno conosce e capisce che Hollywood è tutta un'altra cosa. Hollywood è un'industria enorme di cinema e di business che è qua in città e che vivendo in città si sente.
È una trappola! In quella arriva una freccia sulla porta, boom, ah, si gira, ah, è un attacco! I miei ravioli! Lui pensa sempre al cibo, chiaramente, anche se è in mezzo a un attacco. E in quel momento il cattivo esce, ah, no! Dall'ordine ai suoi cattivi, a tutti quanti. Escono tutti dal negozio, erano tutti nascosti. Shifu, ah, oh, evita un'altra freccia, prende Dumplings, fa questo movimento in aria da Kung Fu, lancia 5 ravioli a Po per dargli energia, salta, li prende al volo, ruota, track! Anche l'ultimo con la lingua, ta, a terra, giù, ah, si mette in posizione da Kung Fu, pronti. I bambini se ne corrono via e fa: ti ho detto che non ero un collezionista. E finisce così. Alcune delle produzioni a cui ho lavorato durante la mia carriera sono state Principe d'Egitto, Eldorado, Spirit per la DreamWorks, e dopo Spider-Man 2 e Open Season alla Sony. Bolt, Meet the Robinson per Disney Animation. E questi sono tutti film a cui ho partecipato come animatore, sia tradizionale, cioè con la matita, la carta, che al computer. Più in là nella mia carriera, poi invece mi sono innamorata del story, per cui ho lavorato per poter diventare un story artist. E sono riuscita a ritornare a DreamWorks recentemente, tra l'altro, con un test fatto per Kung Fu Panda, e che mi ha permesso appunto di rientrare nello studio come story artist. The thing that I really appreciate about Cinzia is she's had that great background as an animator, which is the foundation for becoming a great storyboard artist. And you really have to know how to draw, you have to know how to act, which is where her animation skills come in. And you really need to know the camera. So storyboarding is one of the hardest jobs you can possibly find in this industry. And Cinzia has not only embraced it, but I see her growing with every sequence that she gets. Her cinematography and the language of camera is getting better and better. And so she's a joy to work with. She absolutely is a student of life. She wants to learn. She's sucking it all up like a sponge. And she's just a joy to work with on a daily basis. So an expert and beautiful inside and out. Quando vieni qua senti che c'è un futuro, hai una possibilità, diciamo, di sfondare, come si dice, a tutti i livelli, che sia un attore, un regista. Mentre restando per esempio in Italia non è che ci sia questa sensazione di grande investimento dello Stato o comunque dell'ambiente cinematografico nei prodotti che vengono fatti, mentre qua sicuramente si respira un'aria diversa, un'aria di, diciamo, di più sicurezza, nel senso che uno dice sì, ce la posso fare, c'è qualcuno che ci crede, c'è qualcuno che investe, c'è un mercato di distribuzione enorme e è un business proprio, per cui sicuramente qua c'è la possibilità, insomma, di avere un futuro. Permesso, signora? Ma che scemo. È stato molto speciale come ci siamo incontrati, perché i miei amici mi hanno convinto di fare questo servizio online che sarebbe matchmaker.com, no? Io ho scritto sul profilo che le donne con un bell'accento europeo mi interessano moltissimo, invece le donne italiane mi fanno svenire. Per cui lei mi ha risposto buongiorno nel soggetto, a quel punto voleva sapere che se potevo veramente parlare italiano, come un italiano era solo un tipo che lo diceva così, non si sa mai, si può raccontare quello che si vuole online. Alla fine ci siamo conosciuti a un ristorante italiano a Pasadena,
Io sono arrivata e ci siamo quasi scontrati fuori dal ristorante, insomma. E lui come prima reazione, perché chiaramente sono alta, mi fa "Wow, you're big!" Che io ho solo fatto così con le spalle, ma per gli americani dire "Wow, you're big" a una donna non è proprio qualcosa migliore. Infatti dopo lui mi racconta sempre che si diceva "Ma che scemo, ma che scemo, ma che scemo, come si fa?" Insomma, dovevamo fare un pranzetto di mezz'ora così per poter scappare nell'eventualità che non fosse una gran cosa, e invece 7 ore dopo eravamo ancora lì. E, tra l'altro, lui mi ha portato 3 dozzine di tulipani bellissimi e ce li siamo portati in giro per Pasadena, una città qua vicino a Glendale, con questa glassette, sembravamo un po' proprio degli scemi. Non avrei mai pensato di andare su un sito internet per cercare l'amore della mia vita, invece così è stato. Quando me ne sono andata dall'Italia ci sono state delle persone che hanno insinuato che fosse un po' un atto di codardia. Secondo me è esattamente l'opposto, perché è un atto di coraggio, perché vai nell'ignoto, vai dove non sai cosa succede, non sai niente del futuro, non conosci il paese dove vai. E, però io l'ho fatto anche un po' così come ribellione, come dimostrazione che potevo fare cose che in Italia non erano possibili fare. Infatti, per esempio, una volta quando ho iniziato a lavorare sono andata in questo studio di animazione a Milano e volevo fare l'animatrice, ho sempre voluto animare. E storicamente è una cosa che viene fatta dagli uomini, non dalle donne. E questa persona, appunto, questo animatore, proprietario di questo studio di animazione, mi ha detto "Ma perché non fai la coloritrice? Non fare l'animatrice, sei una donna." A me queste cose proprio non vanno giù, per cui me ne sono andata. Lavorare qui ci dà la possibilità di veramente crescere, esprimerci come artisti e anche di vivere bene, mentre in Italia sarebbe sicuramente impossibile riuscire a lavorare a questo livello di qualità, soprattutto artistica, di prodotti, di quello che facciamo, ma anche qualità di vita, perché io ho per esempio dei colleghi in Italia che fanno il mio stesso lavoro, sono molto molto dotati, bravissimi disegnatori, però fanno la fame, mentre qui si riesce a avere una bella vita, insomma. As a writer director at DreamWorks Animation Studios, we have the privilege of gathering talent from all over the world. We try to find the best of the best of the best, no matter what country they come from. And in the case, as with Cinzia, she comes from Italy, but we have great and talented artists from Spain, from Russia, from China, from France, from all different parts of the world. And they come together because at times they may not have opportunities in their own country to express their talents, but DreamWorks tries to pull them in here, and we get the benefit of getting their different perspective, a different perspective that maybe just Americans don't bring. So we're the lucky ones for that. Il bello di DreamWorks è che sono riusciti a creare un ambiente così naturale, insomma, accogliente, bello da vedere, per cui anche in momenti, diciamo, di stasi creativa un artista può uscire e fare una passeggiata negli studi che sembrano proprio come un villaggio turistico. Io mi sento molto molto fortunata ad essere parte di questo sogno incredibile. La cosa più difficile è riuscire a equilibrare lavoro e famiglia, perché tante volte ci sono momenti in produzione dove ti chiedono l'impossibile. E tu lo fai perché sei innamorato del tuo lavoro, lo vuoi fare, chiaramente, però dall'altro lato magari per una persona che non ha una famiglia è più facile chiaramente dedicarsi al lavoro a 200%, quando inizi ad avere dei figli, come per esempio io, chiaramente le priorità cambiano un po', per cui è sempre un po' una battaglia tra dare il 1000% al lavoro, però lo vuoi fare anche a casa, per quello forse è un po' la difficoltà
una volta che una persona inizia ad avere una famiglia. Non potrò mai dimenticarmi il momento quando io ho chiesto a Cinzia di sposarmi, abbiamo chiamato la mamma e anche la nonna in Italia, insomma, a dire che avevo fatto questa domanda a Cinzia. Prima la nonna, cioè la sua mamma, dice tu cosa hai detto? Passami il telefono. Lei mi passa il telefono, io dico buongiorno, lei fa senti amico mio, fra amici, così che ci capiamo bene, se tu farai mai male alla mia figlia. E invece 2 minuti dopo abbiamo chiamato la nonna, era un po' sconvolta la Cinzia, che la mamma mi fa questa battuta. Abbiamo chiamato la nonna in Italia, la nonna dice ah che bello, fantastico, a Cinzia, passa il telefono, fa ascoltami tu, te, la mia unica nipotina preferita, eccetera eccetera, mi raccomando ti vengo a bastonare se la fai male. Cioè, così sono introdotto alla famiglia italiana, ho capito che devo tenermi bravo e tenerla felice. Per noi è fondamentale che parliamo italiano qui a casa, sono molto contento che i bambini stanno crescendo in una cultura italiana con la nonna che insegna come si fa la pasta a mano, che insegna come si fa la cultura di cucina, insomma, perché per esempio noi come regola qui a casa parliamo solo italiano a tavola, così che i bambini capiscono quanto sia importante. Alla famiglia! Dai, tutti insieme allo stesso momento, 1, 2, 3, pronti? Sì! Bella idea, bella idea! Salute! Buon appetito! Buon appetito! Io mangio per prima? Chi mangia per prima? Io o già? L'immaginazione secondo me è un dono enorme che ci viene dato e sta a noi poi riuscire a svilupparlo, a mantenerlo, perché secondo me quando si nasce si ha un'immaginazione enorme. Cinzia disegnava da piccolina, Cinzia pensava già ai cartoni oltretutto da piccolina, ma faceva bellissimi disegni. La stessa cosa sta facendo Sofia, che a scuola riesce a fare delle cose straordinarie. A casa passa il suo tempo soprattutto a disegnare. È una gioia disegnare. La qualità di un bravo animatore secondo me è quella di non dimenticarsi di essere stato bambino, di cercare di mantenere l'innocenza che si ha da bambini e di riuscire a esprimere così, diciamo, tutte le emozioni che vogliamo esprimere attraverso il personaggio che disegniamo. Il
bello di DreamWorks è che sono riusciti a creare un ambiente così naturale, insomma, accogliente, bello da vedere, per cui anche in momenti, diciamo, di stasi creativa un artista può uscire e fare una passeggiata negli studi che sembrano proprio come un villaggio turistico. Io mi sento molto molto fortunata ad essere parte di questo sogno incredibile. Cosa vuoi fare? Voglio fare una cucinella? Cosa fa? Che cammina e dopo... E poi vola? Allora la devi disegnare non qua sotto, ma un po' più su. Qua la cammina va e poi prende, spicca il volo e fa track e va? Sì. L'immaginazione secondo me è un dono enorme che ci viene dato e sta a noi poi riuscire a svilupparlo, a mantenerlo, perché secondo me quando si nasce si ha un'immaginazione enorme. I bambini hanno questa capacità di estraniarsi da dove sono, dal luogo, diciamo, terreno, e andare in posti incredibili. Noi adulti iniziamo a costruire in giro, senza neanche volerlo, la società in generale, dei muri limitativi alla loro immaginazione. Secondo me l'importante è riuscire a mantenerla e a farla crescere, chiaramente. Ta ta ta, zampe le abbiamo, perché non bisogna dimenticare i dettagli, sennò poi... E ultimo tocco finale. Beh, sorriso perché ormai è in alto, per cui super contenta. Antenne, vai. Sofia, 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 Sofia. Back in the day you had been part of the smart set. You'd holidayed with kings, dined out with starlets from London to New York. Questa arte che Cinzia è riuscita a far proprio venire fuori e che veramente gli studi negli Stati Uniti hanno aiutato a far venire fuori. È una cosa però che era da prima. Cinzia disegnava da piccolina, Cinzia pensava già ai cartoni oltretutto da piccolina, ma faceva bellissimi disegni e ha passato un periodo stranissimo di micro disegni sui 13-14 anni e poi è uscita e ha incominciato a esprimersi. La stessa cosa sta facendo Sofia, che a scuola riesce a fare delle cose straordinarie. A casa passa il suo tempo soprattutto a disegnare. È una gioia disegnare. Com'è? Che facce sono? Hai detto che ci sono due facce da vedere. Qual no, è? Come questo è il naso, questa è la bocca, questa è la camminata. Oh, quello è un profilo? Ah! Oh, può essere sia profilo che frontale. Carino. Per me, andando a monte, è stata sempre una passione da ragazzina. E la cosa è incominciata un periodo di malattia che mi ha costretto a letto, per cui l'unica possibilità all'epoca, niente televisione, niente da, erano i disegni. Per cui ho incominciato lì, poi ho continuato un po' tutta la vita, un po' vendendo nei momenti di magra, un po' regalando e un po' facendo per noi, così il piacere di dipingere e disegnare.
giorno, qualche anno fa, Valentina, la mia socia in Hibiscus Media, mi ha iniziato a parlare di un progetto molto interessante, che era innanzitutto un progetto di animazione americano ambientato in Italia, creato da una regista italiana. Il progetto mi è sembrato subito interessante perché vuole essere chiaramente un film narrativo, allo stesso tempo un film parzialmente didattico, un progetto internazionale. Però è chiaro che, diciamo, parlando in termini produttivi, quello che ha venduto il progetto a me è stato proprio Cinzia. Da regista lei si è posta subito in maniera molto positiva nei nostri confronti, le idee molto chiare, un lavoro già abbastanza avanzato per quanto le risorse fossero limitate, e quindi abbiamo iniziato quasi, non dico per gioco, ma in maniera molto informale a dire: ma vediamo se si può fare qualche cosa. Qualche cosa si è potuto fare, nel senso che adesso stiamo lavorando su 25 nazioni con più di 120-130 professionisti, se non ricordo male. È un progetto, insomma, che vedrà, non a breve ma nel medio termine, la sua conclusione. Si prospetta per essere un progetto di successo. With producer on Mila, I've been able to work with Cinzia, who's a fabulous director, and really enjoyed the storytelling aspect that she brings. And she's got an amazing experience doing directing and as an artist in animation, so I've actually been learning a lot from her. And she's just a beautiful person. She really understands how to connect with people, and it's actually been really exciting working on the film with her because it's such a good story and she has such great passion. La storia di Mila, la storia di una bambina ambientata a Trento durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è un progetto a cui tengo tantissimo, il sogno della mia vita è riuscire a finirlo. È iniziato ancora nel 2006, quando ero alla Disney, in un periodo in cui in studio non c'era tantissimo da fare. E io sono sempre stata attratta da film di guerra e utilizzare quello che so fare io, che è l'animazione. Per me è sempre stata una cosa importante riuscire a raccontare quello che un bambino può passare, può vivere in questi momenti di trauma, di agitazione, di paura. Sono riuscita negli ultimi anni a coinvolgere un gruppo di persone, che non è solo un gruppo di persone locale qui a Los Angeles, ma è un gruppo di persone che praticamente abbraccia tutto il mondo, cioè vengono da tutto il mondo, però chiaramente non fisicamente, perché quello sarebbe impossibile, ma una collaborazione con 150 artisti da 25 paesi, e grazie alla tecnologia di questa era, insomma, possiamo, come si dice in inglese, remotely, per cui a distanza, attraverso un forum, un server, email chiaramente, internet, Skype, restare comunque tutti collegati come se fossimo sotto, diciamo, un tetto virtuale, come uno studio chiaramente che non c'è, ma siamo comunque tutti collegati per riuscire a fare questo film. Fly, 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 fly
Ok, allora hai fatto tutti i compiti per oggi? Sì. Finito? Bene. Oggi è venerdì, forse non vi danno compiti, fate l'ultimo weekend prima della fine della scuola. Poi inizia il summer camp, eh? Finalmente Jacques viene anche lui alla scuola francese. Sofia, quest'estate andiamo allo zoo, andiamo a vedere gli animali? Sai cosa possiamo fare, Sofia? Andiamo a disegnare gli animali davvero? Hai voglia? Che bella idea, dai. Così andiamo a studiare gli animali, facciamo i disegni davvero. Con sketchbook. Andiamo presto, quando li danno da mangiare, non quando fa caldo, no? Così vengono fuori. Ho sempre desiderato per i miei figli una multiculturalità, per cui quando ho incontrato mio marito William sono stata molto contenta perché anche lui la pensava così. I bambini stanno crescendo con tre lingue, vanno alla scuola francese, per cui parlano francese a scuola, italiano categoricamente, chiaramente qua fra me e mia mamma, e inglese con William, e poi comunque è la lingua dominante. Qui questo mi rende contentissima perché penso che avranno un po' una marcia in più rispetto a tanti altri ragazzi che magari sono a contatto solo con una cultura e una lingua. Chiaramente è importante per il loro futuro e ne sono molto contenta. Crescere i propri figli negli Stati Uniti è sicuramente una sfida giornaliera. Il problema enorme, secondo me, è quello dell'uso delle armi, è una questione di sicurezza pubblica. Questa è una ragione per cui io e mio marito abbiamo deciso di mandare i figli alla scuola francese, che è una scuola privata, rispetto appunto alle scuole pubbliche dove se ne sentono proprio di tutti i colori. Questa è una differenza enorme con l'Italia, chiaramente, che non ha questo problema. Una delle cose che mi piace fare di più è venire a visitare Beverly Hills, è una zona bellissima, molto curata, e ci sono delle case incredibili di attori, ricchi, persone famose. Camminare poi nei viali alberati, ogni viale ha un tipo di albero diverso, per cui è veramente una zona bellissima, poi a me piace molto scoprire le case. E insomma, si va in giro e poi si trovano situazioni come questa, che è una casa, noi la chiamiamo delle streghe perché sembra proprio una casa delle streghe, e c'è una storia dietro questa casa perché è stata costruita negli anni 20 da Irving Willett, che era un regista, l'ha costruita a Culver City come suo studio, come suo ufficio. Sua moglie Bonnie si è innamorata così tanto che praticamente l'ha voluta per sé, se l'è fatta trasportare qua a Beverly Hills, l'hanno resa abitabile e è diventata una casa come tante altre, solo chiaramente sembra proprio di essere in un set, direi un film d'animazione. Ok, where do you want to go? Paradise Club! Ok, Paradise Club, here we go. Una cosa che gli Stati Uniti hanno dato a Cinzia è una grande fiducia in se stessa, la possibilità di esprimersi, di farsi valere e di essere riconosciuta come artista. Questo le ha dato veramente una grande fiducia, che ha giocato anche in tanti altri campi della sua vita. Li hai avuti? Sono arrivati i baci, nonno? Sì. L'hai presi? Si dice forte e chiaro. Guarda qua, bacio, bacino. Come bacino. Bolle di sapone, ecco, bolle di amore. Hai visto?
La storia di Mila è la storia di una bambina ambientata a Trento durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è un progetto a cui tengo tantissimo, il sogno della mia vita è riuscire a finirlo. Per me è sempre stata una cosa importante riuscire a raccontare quello che un bambino può passare, può vivere in questi momenti di trauma, di agitazione, di paura. With producer on Mila, I've been able to work with Cinzia, who's a fabulous director, and really enjoyed the storytelling aspect that she brings. And she's got an amazing experience doing directing and as an artist in animation, so I've actually been learning a lot from her. Amore, mi sembra sempre di andare via per una settimana quando partiamo per il mare. Ok, where do you want to go? Paradise Club! Ok, Paradise Club, here we go. Una cosa che gli Stati Uniti hanno dato a Cinzia è una grande fiducia in se stessa, la possibilità di esprimersi, di farsi valere e di essere riconosciuta come artista. Questo le ha dato veramente una grande fiducia, che ha giocato anche in tanti altri campi della sua vita. Cioè è uscita dalla ragazzina che era diventata l'artista che adesso è. One chocolate mint in a cone, please. Child scoop. I know, just a child cone. That's it. Hi, how are you? Thanks. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Okay, here you go. You're welcome. But at least I'm hanging on. You got a lot of money that you can't afford. Il vantaggio di vivere in una città come Los Angeles, in modo particolare a Glendale, è che si ha contatto sia con la metropoli che con la natura. La location è fantastica, mezz'ora dal mare, mezz'ora dal deserto, un'ora dalla montagna. E io quando sono venuta qua mi sono innamorata degli spazi, della libertà, di queste case incredibili, immerse nel verde, con giardini bellissimi, piscine. Per cui questo è uno dei vantaggi enormi che hanno i miei figli. Qua a casa infatti siamo molto vicino al parco e sono a contatto appunto con la natura giornalmente. Abbiamo orsetti lavatori che ci vengono a trovare, puzzole, daini, opossum. Insomma, l'unica cosa è che bisogna stare attenti alle vedove nere.
Non posso nascondere che quando ho comunicato a amici e colleghi, d'accordo con mio marito, che la nonna veniva a vivere con noi, la sorpresa è stata enorme. Qui non sono abituati assolutamente, non c'è il senso di famiglia che abbiamo noi in Italia e questa è una gran pecca del paese. Quando arriva il tempo del college, a 16-17 anni, i ragazzi vengono mandati via e ognuno per la sua strada. Dopo un po' però tutti quanti si sono accorti dei vantaggi di avere la nonna a casa e Giovanna è diventata un po' la nonna di tutti. Shout out what they say, 'cause your friends are messed up anyway. When they come around, somehow they feel like that you feel down. Eccolo qua, ah, c'è. Pronto? Ciao. Hola, babbo. Come va? Ciao. Ciao, ecco con la Sofia facciamo, ma non ti vedo però, devi accendere la telecamera. Ah, e come si fa? Ci piace qualcosa? Sotto c'è il simbolino che è un quadrato con la freccina destra, devi schiacciarlo così che funziona. Ci vedi bene? Ho tutto un sistema di pittura di occhi. Ah, io? Sì, anche Sofia, oggi ci siamo fatte bene. E due. Vabbè, per il nonno, come sai, noi sempre ci facciamo bene. Comunque, no, vedendo Sofia, in effetti mi viene in mente Narciso, che si specchia e resta talmente abbacinato e affascinato dalla sua bellezza che quasi cade nell'acqua se non resta impietrito. È innamorato di te, nonno. È stato del nostro percorso, insomma. Innamorato. Senti un po', ah, baci adesso, volano i baci. Li hai avuti? Sono arrivati i baci, nonno? Sì, l'ha presi? No. Si dice forte e chiaro. Guarda qua, bacio, bacino. Come le bolle di sapone, ecco, bolle di amore. Hai visto? Cinzia ha subito manifestato un certo talento, diciamo, e anche un'esigenza di rappresentazione da parte sua, tanto che aveva eletto a lavagna, diciamo, a foglio tutti i muri interni della casa. È stata facilitata in questo dal lassismo della madre e dalla soffazione mia a questo stato di cose, diciamo, però siamo tutti contenti perché abbiamo conservato per vario tempo i disegni di Cinzia sul muro e lì diciamo che si è espressa liberamente, forse le è servito anche per non odiare e amare questa sua talentuosità. Quello che mi manca dell'Italia è sicuramente la cultura, ma la cultura è intesa in tutti i sensi, artistica, storica, architettonica, culinaria. Negli ultimi 20 anni a Los Angeles hanno provato sicuramente a arricchire la città, hanno costruito musei, ci sono sempre più ristoranti, però insomma non è niente rispetto a quello che abbiamo noi. Per esempio una volta, mi ricordo una 15 anni fa, ho visto questo antique shop, che qui ce ne sono tantissimi. Io ero ancora inesperta, per cui mi aspettavo di trovare un negozio d'antichità. E sono entrata, c'era solamente roba degli anni 50, 40 al massimo. Per loro però è questa è l'antichità per l'America, cosa che da noi è assolutamente impensabile. Sofia ed io abbiamo un sogno in comune, dobbiamo andare in Italia, perché lei non ha assolutamente idea di cosa sia l'arte vissuta, vista per le strade, un comignolo, una porta, un portone, un vicolo, una cattedrale, una piccola chiesetta, un interno di casa, una villa, un palazzo di Venezia, non ha idea. Qui viviamo nello spazio, il panorama è fantastico, il mare, la costa è una cosa stupenda. Però non c'è nulla. Se si vede qualcosa è tutto inventato, una specie di set che oggi c'è e domani non c'è.
Perciò io questo sogno mio e suo, e io voglio esaudirlo assolutamente, di portarle a vedere cos'è l'arte. Cos'è l'arte? Vista, toccata, l'arte, vissuta. E lo faremo, sono sicura che lo faremo. Ci manca troppo l'Italia. La cosa che mi lega alla mia mamma è tanto amore, come mi ha fatto imparare a disegnare. L'amo. La voglio bene. La migliore profezia che mi posso augurare per il futuro è che Sofia faccia dei ritratti della mamma sempre più belli, che Jacques continui a distruggere tutti i suoi giocattoli e che Mila diventi realtà, anche se si parla di un film d'animazione. Faces in the fire, faces in the fire.